Welcome e benvenuti alla puntata numero 215 di You Leader. Che povertà di strumenti e di impianti musicali questa mattina. Buongiorno, benvenuti. Puntata 215 di New Leader, welcome. Buongiorno a tutti, buon venerdì 19 novembre 2021. Oggi è venerdì. Ed è 19 novembre, pazzesco. Benvenuti, buongiorno a tutti. Come di consueto, il caffè insieme alla community di New Leader. Raccontateci cosa state facendo, fotografatelo, immortalatelo il momento del caffè preso tutti insieme. Andiamo a vedere, come di consueto, chi è colui o colei che ha lasciato più rapidamente la traccia in questa ennesima puntata di New Leader, ed è Paola Pucci da Roma. Buongiorno Paola, sei stata la più rapida, seguita da Elena Giordani. Buongiorno, buongiorno Wanda, buongiorno Elena Giordani, good morning. Paola che tagga la sua Francesca, taggate le persone del vostro cerchio oggi perché ne varrà la pena. Elisabetta da Catania, buongiorno. Buongiorno Adelaide, buongiorno a te. Paola che tagga Yolanda, Natascia, buongiorno da Torino. Maria Semeraro live da Cisternino, Daniela dalla bellissima Sardegna, Diana, buongiorno da Sarno. Greta, buongiorno a te, buongiorno, buongiorno, Fulvio, buongiorno, You Leader da Latina, Rebecca Garaffa live da Merano, oggi è il mio compleanno, devo dirti che non c'era bisogno che tu lo sottolineassi perché Alessia Tempesta mi aveva preavvisato, buon compleanno a Rebecca, ma non solo, perché abbiamo un'altra festeggiata tra noi, appena la scorgerò ve lo dirò, auguri Rebecca, goditi questa magnifica giornata e buongiorno ad Alessia Napolitano Tempesta, non so dove sia. Buongiorno! Buongiorno ad Alessia Angelica, buongiorno da Treviso, Luana da Capalbio, Mary, ciao, buongiorno. Giulia da Porcia, Mary dalla Spagna, Monica Vicentina, nostra nonna Tecno, con i cuoricini arancioni da Rovere del Piano. Corina, buongiorno live da Arzignano, oggi è il compleanno anche di Corina. Auguri, auguri ragazzi. A Corina, auguri alla nostra
Corina, auguri dunque anche a Rebecca, doppio compleanno, diteci a che ora dobbiamo venire per la torta. Marilena, live da Bologna, buongiorno ad Alessia da Roma. Terry, buongiorno da Livorno. Kiss, Paola con i cuoricini arancioni. Raffa da Castelfranco Emilia, da casa a letto con voi e caffè. Buongiorno Adelaide, Ari, buongiorno Carmela, buongiorno a te, live da Taranto. Simona, buongiorno da Cremona. Vanessa La Rocca da Catania. Jessica, ciao da Nettuno. Isa, buongiorno da Bari. Anita, buondì, live da Conversano con tre cuoricini arancioni. Giulia, live da Valmontone. Valentina Salvatori, buongiorno da Mesagne, buongiorno Vale, buongiorno Anna. Flavio da Napoli, auguri di buon compleanno a Corina. Auguri Corina e Rebecca, dice Alessia. Buongiorno da Venezia, buon compleanno Rebecca. Laura da Pesaro, Susanna, good morning. Alessandra La Foggia, buongiorno, live da Biceglie. Non ho a seguito con me il tuo libro, oggi siamo a Pisa, anzi siamo a Marina di Carrara, di Massa. Dove siamo? A Marina di Massa, con Alessia. Filomena, buongiorno a te, alla nostra Filomena Pisani da Napoli. Alfredo Piliego, buongiorno da Taranto. Marilena, il leader non ci abbandonare mai. Come vedete siamo, per così dire, in vacanza, siamo in trasferta, ma ci siamo lo stesso. Maria che tagga le sue persone. Ilaria Calabrese, amica, live da Taranto. Prego Rebecca, ci mancherebbe, prego, cosa non si fa per un pezzo di torta. Auguri ragazze, auguri, auguri. Buongiorno Daniela, Monica che tagga le persone. Giovanna, buongiorno a te da Marinella di Sarzana. Buongiorno Anna, Elena Condemi, buongiorno da Carrara ieri e anche oggi un'altra giornata che trascorreremo, un'altra serata trascorreremo con i nostri amici Elena e Andrea, grazie per l'ospitalità. Rebecca, taggata da Luana, ci siamo anche noi, buongiorno, auguri, 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 buongiorno da Squinzano per Claudia Renna, auguri, buongiorno da Martina Franca per Danila, grazie a tutti, che carini, dice Corina, auguri. Auguri, vado rapidamente per non tediarvi più di tanto. Chiara, buongiorno da Mondovì. Moira da Cisterna. Desideria, buongiorno da Roma. Patrizia da Mesagne, buongiorno. Buon compleanno da Claudia, da Isabella. Buongiorno Sonia da Verona. Siamo a Massa, ecco, siamo a Massa, mi conferma Elena. Buongiorno live da Poggiardo, da me, la mia nuovissima Maxi Genesa. Ah, Simone si è dotata di Genesa che esplicherà il suo potere vicino a me, più o meno, dice Isabella. Siamo vicini a tutti, pochi chilometri, ma non vicini a Stefania da Gelsdorf. Ciao Agata, Vannusa, good morning. Filomena che tagga le sue persone. Stefania, yeah, dice Elena. Sono qui in Toscana, scendi verso la Maremma. Bene, bene, buongiorno a Vannusa, Sara, buongiorno da Venezia. Isabella, auguri. Filomena che tagga le sue persone. Molto bene. Andiamo ad iniziare questo sonnecchiante venerdì mattina con la puntata numero 215 di You Leader, che vi piacerà e piacerà anche a Maria che ci segue da Catania. Solo e soltanto fra pochissimi istanti, preparate carta e penna perché oggi andiamo nel profondo. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Il sottofondo musicale consueto con il mio fondale sulle spalle oggi non lo sentete, però non lo sentete, segnate, non lo sentete, però un po' di sottofondo, un po' di jazz blues questa mattina voglio mettermelo. Dunque, benvenuti a quella che è la puntata, ciao Tiziana, ciao Tiziano, a quella che è la puntata numero 215. Vediamo, appena passa, salto gli annunci. Ah, ecco qua. Abbiamo un po' di sottofondo. Puntata 215 che ho voluto dedicare ad un concetto che ripeto tantissime volte a chi
con le persone, alle persone con cui magari interagisco durante la giornata. Il concetto è questo: fai spazio. Oggi parleremo di ciò che serve, di ciò che è necessario fare per accogliere ciò che desideriamo, perché troppo spesso, come oggi vi dimostrerò e insieme ci dimostreremo, la nostra vita è piena zeppa di cose inutili. Parleremo di questo, insieme andremo a riflettere per capire come si fa a fare spazio. Dunque, la prima frase che io voglio proporvi oggi, che mi invito a scrivervi per ricordarlo a voi stessi, che è: se hai un grande sogno, questo è ingombrante, è normale. Se hai un grande sogno ingombrante, sapete chi è che se la spassa serenamente e non ha problemi quotidiani, non ha rischio di andare in frustrazione? Chi non ha sogni, chi magari è rassegnato, no? Chi magari ormai ha accettato di essere stropicciato come una banconota che, seppur stropicciata, mantiene il suo valore, ma sempre stropicciata e calpestata è. Sapete chi è che non ha problemi, non ha necessità di riscattare, non ha la necessità di aggirare, affrontare o abbattere le sfide? Chi non ha un sogno. Se oggi, in questo 19 novembre, avete una giornata un po' down, oppure una giornata in cui vi sembra di combattere contro il mondo, di non essere capite, se è una giornata che è piena di negatività, di dubbio, di perplessità, probabilmente perché avete un sogno, un grande sogno, che è ingombrante. Attenzione, io vorrei fare la differenza oggi, visto che siamo networker, dobbiamo fare attenzione ai dettagli, no? La differenza fra un grande sogno e un sogno grande. Io, se dovessi scegliere fra grande sogno e sogno grande, sceglierei sogno grande. Qui ho voluto scambiare le parole, non so per quale ragione, però se hai un sogno grande, questo è ingombrante. Perché? Perché insieme ai grandi sogni, e vi chiedo di confermarmelo nei commenti, ditemi se non è vero, insieme ai sogni viaggiano le delusioni. I sogni viaggiano con le delusioni. Quando hai aperto il tuo codice, no, in questa industria, con qualunque azienda, con qualunque team tu sia, quanta energia hai profuso nel costruire la tua vision, nel gestire quell'entusiasmo che ti viene quando anche tu capisci che puoi essere come gli altri? Quanta energia hai messo nel tuo sogno? E poi, inevitabili, sono arrivate le prime delusioni, le prime difficoltà, i primi momenti di down. Ecco, i grandi sogni, i grandi progetti viaggiano sempre con le delusioni. E le delusioni, che ci crediate o no, prendono spazio nella nostra vita. Lo stato d'animo che ti viene da una delusione, da un fallimento, riempiono ciò che sei, riempiono in maniera ovviamente negativa, riempiono la tua vita, no? Quindi i sogni viaggiano con le delusioni. Se oggi hai un minimo di minchiolanza, ma forse ci può anche stare perché hai un grande sogno, no? Perché hai avuto un grande sogno, perché hai avuto la voglia e il desiderio di realizzare qualcosa di grande. E non puoi realizzare nulla senza affrontare grandi delusioni. Quindi tu che ti sei messa un obiettivo la scorsa settimana o questa o nei mesi passati e non lo hai raggiunto, devi sapere che gli obiettivi sono fatti per non essere attesi. Gli obiettivi sono fatti per non essere realizzati, perché se tutti riuscissimo a metterci un obiettivo e realizzarlo, saremmo delle macchine, degli automi, e non ci sarebbe denaro per tutti, perché i soldi sono in un posto scomodo. La serenità, la felicità è in un posto scomodo e bisogna scomodarsi per andarla a prendere. Quindi è normale avere delle delusioni, dei momenti di abbattimento. Chi di voi oggi sta vivendo un momento difficile?
Non mi riferisco solo soltanto alla propria vita, perché poi i momenti difficili nella propria vita possono essere di vario tipo. Chi in questo business, in questa industria, sta attraversando un momento difficile, di dubbio? Chi di voi sta attraversando un momento in cui deve gestire lo stato d'animo e ciò che sente dopo aver magari avuto una batosta o una difficoltà? Intanto, buongiorno, buongiorno a chi è arrivato. Alice, buongiorno. Sentite un misto, non sentire musica, non vedete lo sfondo, esatto. Buongiorno, buongiorno, tanta energia. Natasha, sta attraversando un momento così. Un obiettivo, dice Elisabetta, è un'incognita dalla quale però devi continuare ad andare avanti. Io, dice Agata, Natasha, io sto passando il periodo di minchiolanza, decisamente io, dice Elisabetta. Buongiorno Jessica. Raffa dice io sì. Io, dice Susanna, soffri, ma come diceva Mennea, ed è così, spesso si pensa direttamente al finale, ma il vero godimento è durante il percorso del sogno. Mennea è un grande corridore pugliese originario di Barletta, che detiene tuttora, se non erro, il record mondiale sui 200 metri, un grande mindset come tutti gli sportivi e gli artisti hanno. Buongiorno Alessandro, io ma ne sto venendo fuori rapidamente dal mio momento di delusione, ci racconta Francesca. Bene, ragazzi, si diventa grandi, tra virgolette, non anagraficamente, si diventa grandi quando si impara a reagire alle delusioni. Se non rimuovi, se non fai spazio, rimuovendo il sentimento che ti lascia una delusione, se non fai spazio, decidendo di non ascoltare la tua minchiolanza, se non fai spazio, cercando di combattere lo stato d'animo che ti provoca una delusione, non riuscirai mai ad avere lo spazio per accogliere le cose belle. Guardate che ci crediate o no, come diceva Totò, non è vero, ma ci credo, che ci crediate o no. La magia nella nostra professione ha un grande ruolo. Per magia intendo la forza insita in ognuno di noi, la capacità di volere e dunque potere. Lasciate spazio anche a questa forma di magia, a questa forma di aspettativa dall'universo, perché vi premia se solo cominciate a fare spazio. Perché rancori e minchiolanze occupano spazio. Se fai questo business e inizi a farti mangiare dai rancori per il tuo upline che ti rompe le palle, per il tuo collega con cui non vai d'accordo, se inizi a farti mangiare dai rancori, inizi a focalizzarti, a nutrire il sentimento di rabbia o di rancore nei confronti di un altro essere umano. E se ti fai cogliere magari da una minchiolanza, che è un termine ormai international, prima o poi lo dovremmo brevettare anche questo, devi sapere che i rancori e le minchiolanze occupano spazio, non potrai mai, mai avere quell'angolo di vita in cui ti pioverà la fortuna, le cose belle, se non impari a reagire, a gestire i momenti difficili, a scrollarti di dosso lo stato d'animo che ti porta l'essere costantemente rancoroso, costantemente minchiolante. Anche l'odio e la sufficienza nei confronti delle persone, sai, quando ci si sente magari superiori e guardi con sufficienza qualcuno per ergerti a una persona migliore, guarda che odio e sufficienza occupano spazio. Questa industria, il network marketing, come tutte le professioni basate sulle relazioni, richiedono che tu sia genuino, sia pulito e che sia votato ai rapporti sereni. Il business dice la verità, non puoi covare sotto la cenere odio e sufficienza, desiderio di distruggere qualcuno, perché continuerà a occupare uno spazio
che invece è fondamentale per farti arrivare tutte le cose belle che arrivano. Anche l'orgoglio e la sete di vendetta occupa spazio. Non chiedetevi poi perché alcune persone ce la fanno ed altre persone no. Perché, la parola si capiva è quella, perché l'orgoglio, l'ego, l'essere sintonizzati sullo spirito di vendetta occupa spazio, non ti libera neanche, non ti pone neanche nella condizione mentale giusta per affrontare le cose difficili di questo lavoro. Con quante persone avete a che fare che vivono di rancore e minchiolanze, di odio? Quante persone vedete che per orgoglio vogliono avere ragione oppure vogliono imporre se stessi? Ragazzi, vi dico una cosa che ho sentito qualche giorno fa, che appena sentito ho cominciato a ripeterla anche i muri. Tu non devi essere una persona di successo con la strada che vuoi tu. Tu devi essere una persona di successo, anche ammettendo che i percorsi e le strade non sono magari quelle che ti appartengono. Se vuoi avere un risultato positivo, non è importante che il risultato tu lo abbia come vuoi tu. Importante è avere un risultato positivo, un po' di umiltà, di apertura agli altri, via l'orgoglio, la voglia di avere ragione. Sapete chi è che ha ragione? Lo dice il proverbio, no? I fessi hanno sempre ragione. Sapete la razionalità, la voglia di, la convinzione di essere degli esseri pensanti razionali? Sapete dove vi ha portato? Dove aveva portato me? A lavorare anni per poi trovarmi povero, a farmi sentire sfruttato, stropicciato, eppure per orgoglio, per razionalità, prima di mettere la firma per il contratto a tempo indeterminato, me lo sono letto tutto, perché ero un fottuto razionale io, che per orgoglio avrei fatto cambiare quella postilla. Ma dove vai con l'orgoglio e con le vendette? Dove vai fuori focus? Il successo, e poi vado a leggere i vostri commenti, bussa alla porta di chi ha fatto spazio. Anche come costrutto questa frase non va bene. Il successo bussa alla porta di chi ha fatto spazio. Non rompete le scatole alle persone che vi sono accanto cercando di capire qual è il loro segreto, perché loro ce l'hanno fatta a gestire, a disegnare le vostre magari pseudotrame per capire perché quello ce l'ha fatta. Semplicemente il successo e l'opportunità bussa alla porta di chi ha fatto spazio, eliminando l'attitudine ai rancori, alla minchiolanza, all'odio, alla sufficienza, all'orgoglio e alla vendetta. Quante ne conoscete di persone che sono ferme al palo? Guarda che se probabilmente non si generano clienti nella tua attività, guarda che se probabilmente non si generano distributori nella tua attività, guarda che se probabilmente il tuo business è iniziato e non è stato lanciato, è perché magari non hai fatto spazio. Perché magari sei stata colta da una minchiolanza, non sarò in grado perché mi hanno detto che non sarò in grado. Finché continuerai a pensarlo, occuperà spazio quel pensiero. E il rancore, magari per qualcuno che fa con te questa industria, o per, magari per un partner che ti ostacola, vivere di rancore costante occupa spazio, non ti lascia quella serenità per dedicarti in maniera compulsiva e ossessiva, positivamente parlando, a questa professione. Vediamo un po', di commenti. Buongiorno, Luana, oggi mi girano le scatoline, le palline. Corina, io ho passato un po' di depressione da poco, ma sto uscendo proprio per questo, perché leggere mi ha aiutato. Irina, io ho vissuto un momento di dubbio i giorni scorsi, ma grazie al team di cui faccio parte mi sono rialzata. Loro mi hanno fatto capire che è normale, importante è superarli. Questa è la bellezza di trovarsi in un team, di lavorare gomito a gomito, di ispirarsi a persone che prima di voi hanno imparato a fare spazio. Per questo si vince.
Io, Mario, discussioni continue a casa per il tempo che impiego in questa attività e io che tento di mettere da parte e liberare la testa per andare avanti. Anche questo sforzo che facciamo per divincolarci magari dall'osservazione, dalle battutine di chi abbiamo accanto è un fottuto prezzo da pagare. Pensate per caso che tutti i grandi siano stati immuni da questa difficoltà? Soprattutto perché dovete pensare che molte persone, le stesse che magari non comprendono le potenzialità del network marketing, che vi mettono i bastoni fra le ruote, sarebbero le prime persone pronte ad applaudirvi se voi faceste un lavoro tradizionale stando 12 ore, 14 ore fuori da casa. Quelle stesse persone che guardano male la nostra attività fatta con un perenne telefono tra le mani, sono le stesse pronte a dire che sei il lavoratore più bravo al mondo solo perché manchi da casa 14, 15, 16 ore. Lì va tutto bene perché la convenzione vuole che un bravo papà di famiglia sia quello che sta fuori tutto il giorno. Lì sì, quella non è una bruttura per loro, eh? Quello è normale. Quando inizi a esporti sui social raccontando in maniera onesta, trasparente, con onestà intellettuale la tua vita, lì comincia a diventare il diavolo. Ma questo fa parte del processo, questo fa parte del fottuto prezzo che ogni persona per diventare un networker professionista o per sviluppare la sua leadership deve attraversare. Buongiorno Marianna. Sto ordinando casa, dice Raffa, non sento più alcune amicizie false, invidiose, sminuiscono, sono negative, sono arrivate cose meravigliose. Fate spazio. Mi sono resa conto che voi grandi, i grandi sogni stanno abbracciando questi momenti, ma passeranno. Infatti, ieri una prima vincita importante. Natascia, vero, se pensiamo a tutte queste cose non andremo mai avanti. Verissimo. Ricordate sempre, Natascia, quello che ha lasciato scritto il grande re Salomone, uno dei saggi della storia, ha sempre detto, ha lasciato dei proverbi, non a caso si dice salomonici, ha lasciato detto, in caso di contrasto, di querel, di litigio con chiunque, c'è una sola cosa da fare, oltre magari a tenere il silenzio e non parlare perché parlare troppo fa danni, ma c'è una sola cosa da fare. Se proprio devi parlare, di qualcosa che possa essere positiva e costruttiva per entrambi. Se bisogna proporre e mostrare il proprio punto di vista, è fondamentale farlo con gentilezza, pronunciando, esprimendosi solo e soltanto con concetti che possono essere produttivi per entrambi. Non è assolutamente contemplato nel percorso di successo di un networker l'attacco violento, cattivo e unidirezionale per disintegrare le persone. Non è assolutamente contemplato e non potrà mai diventare un leader solido una persona che dimentica di dare valore agli altri anche quando non ne condividi le idee. Questo significa fare spazio. Questo significa approcciare nella maniera corretta alle altre persone, perché se pensate che gli altri siano stronzi, sappiate che per gli altri anche voi lo siete e nessuno è immune dal commettere errori o dal commettere leggerezze, ma il segreto sta nel ricomporre, cercare le relazioni, perché bisogna fare spazio. Non sarà il compagno, la compagna, l'upline, il collega della vita con cui andrai in vacanza, ma bisogna fare spazio ad una persona migliore e ognuno di noi deve fare sempre quel passo prima dell'altro per ricomporre una relazione, perché altrimenti non si fa spazio. L'universo non viene a depositare il successo a casa di chi ha spazio occupato da rancore, da voglia di avere ragione. Jessica dice, verissimo, a me è successo spesso ultimamente. Laura, la mia vita è sempre stata in salita. Ho imparato ad abbracciare delusione, lavorare a trovare soluzioni. Sempre positiva, la negatività non esiste. Se arriva un minuto di minchiolanza, gli do un calcio, un culo e lo mando via. È così che bisogna fare. Buongiorno Michela, buongiorno Power. Odio no, è bruttissimo odiare le persone. Il confine è molto sottile. Attenzione, dobbiamo imparare veramente a
gestire gli stati d'animo. Ciao Olivia, ecco, genuina e pura. Eleonora, buongiorno. Buongiorno Biliana. Mary, good morning. Parole sante, dice Eleonora. Ha voglia, dice Elisabetta, non mi ricordo a cosa si riferisce. Non è semplice, ma sto imparando a liberarmi di questi sentimenti. Serve amor proprio e equilibrio per riuscirci. E torno a ricordarvi quella canzone di Vasco Rossi che si intitola Amore contro. Sparate amore contro chi non è avanti con il percorso come voi, perché il successo, sapete qual era il titolo della prima puntata di You Leader? Il successo è un processo. E questo processo contempla anche il saper mettere da parte le cose brutte, il desiderio di abbattere gli altri magari. Ho smesso, non ho tempo per perdere tempo con le minchiolanze. Io sto lavorando su me stessa e sulle minchiolanze, non è affatto semplice. Lo sguardo di Claudia, bellissimo questo, fai spazio alle cose belle. Buongiorno Gabriella, bella live, costruttiva, dice Paola. Marianna, quanta verità, verissimo. Sì, infatti, finché lavoravamo normalmente eravamo grandi lavoratori, da 2 anni che siamo in attività io e Dennis non siamo più bravi, ma questo è normale perché lì fuori ci insegnano che soltanto mettere la propria vita nelle mani di un datore di lavoro è normale, questo viene compreso, che solo il percorso canonico e convenzionale è quello che ti porterà a realizzarti. Ah sì, mi portate qui una persona che si è realizzata attraverso un percorso convenzionale e soprattutto è libera di essere dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi? Sono un po' a fatica perché ero razionale, ma imparo sempre a ispirarmi, a dedicarmi a chi mi aiuta a essere migliore, a fare spazio, a liberare spazio. Ilam, infatti Mario, io sono in continua lotta con mio marito che non fa altro che prendermi in giro, ma io non mollo. Non devi chiaramente andare in contrasto, devi semplicemente chiamarlo mentre è sul posto di lavoro e dirgli, amore, andiamo a fare la spesa insieme? Lui ti dirà, non posso, sono al lavoro. Bene. Fagli ogni giorno una chiamata del genere. Amore, ti va di andare a fare una passeggiata? Magari chiamalo alle 3 del pomeriggio. Lui ti dirà, non posso, non vedi che sto lavorando? Bene, quella è la risposta, la migliore risposta che tu possa dargli. Buongiorno. Agata, io ho smesso di cucinare e realizzare il mio sogno. Dopo che mio marito e tutti gli altri mi dicevano che non ho un giro per guadagnare con le mie idee, ma che il posto fisso fa la differenza a fine mese. Assolutamente, hanno ragione, perché le persone non credono alle cazzate dei networker, ma credono che tra 20 anni andranno in pensione. Grazie per le tue parole, dice Natasha. Già, esatto, imparerò a fare spazio. Marianna, ti capisco, anch'io stessa situazione, ma tengo duro, dice Marianna. Anna, sempre la solita zia, l'altro pomeriggio, mi disse, tanto tu prima o poi ritorni a fare la commessa. Me lo diceva con il sorriso tutta soddisfatta. Gli risposi, ma dai, perché evidentemente ci sono zie che ti vogliono bene nel profondo e poi ci sono zie che vogliono bene al fatto che tu abbia la loro stessa vita. Un confronto deve essere costruttivo, non distruttivo, assolutamente. Ne ho fatto tanto di spazio, assolutamente. Questo è, se dovesse venire oggi fuori un hashtag che ora vi proporrò, è proprio questo il senso. Raffa, si può scegliere di dire stop alla mente quando arrivano pensieri negativi e focus, come dove si vuole arrivare, mai abbattere gli altri, sorridere. Agata, ma domani sarò in un negozio di Milano a insegnare ad altri come fare la pasta fresca. Inoltre, grazie a questo lavoro sono riuscita a iscrivere la mia prima ragazza in questa attività. Molto costruttiva, tanta verità. Raffa, se sei tu a dare il buon esempio positivo, allora si sono stupiti del mio cambiamento. Gabriele, non è facile fare spazio, ma quando poi ti riempi di cose belle, pensi, perché non l'ho fatto prima? Grande. Ecco, Gabriele. Quando poi si fa parte di quel 2% che ce la fa, tu dici, ma porca puttana, lo avessi fatto prima. Perché non cercate di capire nel profondo qual è la differenza fra il 98% che non riesce a fare spazio perché arrivi il successo e quel 2% che invece ce la fa? Qual è la differenza? È questa. E fare spazio per accogliere le cose belle. Vi ricordate, abbiamo fatto una puntata, fatti bella per accogliere il meglio. Questo, farsi bella, significa diventare bella, diventare una persona migliore. Lo farò, dice Ilam. Eleonora,
Se impegni tutto il tuo spazio con i pensieri negativi, come fa a esserci spazio per pensieri positivi? Impossibile. Ho imparato e sto cercando di migliorare ogni giorno e fare spazio. Monica, mia mamma, 83 anni, l'altro giorno mi ha detto: non pensare a chi ti rema contro, ti vedo felice, vai avanti per la tua strada. E se non trovate la strada, non trovate la chiave, è perché non avete rimosso il superfluo. Rimuovete il superfluo. Che cosa produce per il futuro dei tuoi figli tenere il muso lungo perché devi litigare o perché vuoi avere ragione contro quella persona? Che cos'è? Quanto è produttivo questo? È superfluo. Lo sapete, no? Il famoso aneddoto dei grandi capolavori, delle grandi sculture. Se non erro, Michelangelo disse: perché mi esaltate così tanto per aver realizzato delle sculture meravigliose? Il capolavoro è dentro il blocco di marmo. Io ho soltanto tolto il superfluo. Rimuovi il superfluo. Rimuovi il superfluo dalla tua giornata perché diventi un capolavoro. Ora, terminata questa live, io voglio sperare, tu andrai a fare le tue azioni, così come consigliate dal tuo team, così come ti è stato insegnato, perché è vero che il mindset è importante, ma se non ti metti in moto, in azione, non accade nulla. Mi piacerebbe che voi vi metteste in moto a fare azioni, anche perché siamo in un paio di settimane notevoli per quanto ci riguarda, almeno per chi fa parte, per chi collabora con la mia stessa azienda. Mettetevi a fare azioni e rimuovete il superfluo. Togliete tutto quel tempo dedicato alle minchiolanze. Dovete per caso chiamare al telefono qualcuno per sparlare di qualcun altro, tempo perso. Avete voglia di tirare fuori tutto quel sentimento di remare contro, di creare una strategia o tutta una trama per attaccare qualcuno? È superfluo, non ti porterà ad essere una persona di successo. Rimuovi il superfluo. L'hashtag di oggi, che non posso scrivervi sulla lavagnetta qui, e faccio spazio. Usate l'hashtag faccio spazio e in un post raccontate a cosa sei disposta a rinunciare. Perché per fare spazio c'è bisogno di rinunciare a qualcosa, no? Come quando ti è mai accaduto, se hai una cantina o un garage di quelli strapieni dove non c'è posto neanche per uno spillo, poi ti regalano la bicicletta nuova e devi decidere cosa buttare per poi parcheggiare la bici là dentro. E allora vai a buttare quella macchinetta del caffè che avevi portato in garage perché tanto non la utilizzavi, ma potrebbe servire. Ti rendi conto che è superflua e la butti o la regali. Togli tutto quello che è superfluo per fare spazio, per mettere il tuo nuovo albero di Natale, per mettere la bici che ti hanno regalato. O, come dovremmo fare io e Alessia, fare spazio nel nostro garage per mettere la macchina nuova. Ci vorranno 15 anni per ripulire e mettere in ordine il nostro garage, ma ora abbiamo la necessità di fare spazio perché è arrivata una cosa preziosa, l'automobile nuova. Faremo spazio e butteremo ciò che è superfluo. Ed è quello che abbiamo fatto quando abbiamo accolto questa opportunità, che era una cosa nuova, una cosa grandiosa. Abbiamo fatto spazio e ogni giorno, oggi, 19 novembre compreso, noi facciamo un esercizio di scialla, un esercizio di lasciar correre, un esercizio di crescita, un esercizio votato a lasciare spazio, perché se no le cose belle, ciò che meriti, non arriva. Un bel post con l'hashtag faccio spazio è l'annuncio delle cose superflue a cui sei disposto a rinunciare. Rinuncio a stare a muso duro contro una persona, anzi, fatelo quel passo in avanti. Volete avere l'anima leggera, quei 21 grammi che dicono pesi l'anima, la volete avere ancora più leggera? Volete avere lo spazio per guardare il mondo in maniera luminosa e notare le meraviglie che ci sono attorno? Fate voi il primo passo. Scrivete alla persona che occupa quello spazio della vostra giornata in maniera negativa. Liberatelo lo spazio.
e sono pronto a mettere la mano sul fuoco e ci metto la faccia, come sempre facciamo, per dimostrarvi che se fai spazio e ti alleggerisci, arriverà un fardello di cose buone. Invece di portare avanti il tuo bagaglio di difficoltà, di pensieri negativi. E vi ricordo che gli antichi romani il bagaglio lo chiamavano impedimenta, perché ti impedisce di muoverti liberamente e velocemente. Chiudiamo con i commenti. Lo spazio si fa quando si concede il proprio tempo solo a chi si vuole. Il mio tempo è sacro. Continuare sempre se non si arriva subito. Diana, hai ragione, è superfluo. Se troviamo un punto di incontro abbiamo una soluzione. Giuseppe Antonella, pienamente d'accordo su tutto ciò che dici. Faccio spazio è l'hashtag, faccio spazio, utilizzatelo. Manca la tua lavagna figa. Facciamo pulizie di Natale. Occhio come intendiamo questo pulizie. Pulizie di Natale significa ricomporre. Abbiamo iniziato ieri, farò tanto spazio, grazie, dice Paola. Stamattina sei particolarmente saggio, ti adoro, dice Eleonora. No, no, sì, no, no. Si tratta semplicemente di aver capito che devi fare attenzione a ciò che pensi, ai tuoi pensieri, perché solo i tuoi pensieri possono distruggere il capolavoro che sei. Non ce la farò, quello ce l'ha con me, lo distruggerò, non lo sopporto, voglio cambiare team, voglio fare questo. Occupa spazio. Se sei di fretta e vedi la persona davanti a te che butta una carta in terra, se sei davvero di fretta per una cosa vitale, tu guardi e passi, perché hai magari un obiettivo davanti. Se invece sei per la strada a cazzeggiare e vedi un cittadino che butta una carta per terra, non solo ti fermerai a raccoglierla, ma avrai anche il tempo di polemizzare. Facci caso. Facci caso. Chi polemizza, chi ti critica è perché non ha fatto spazio, perché ha il tempo di demolire i sogni degli altri piuttosto che mettersi a costruire i propri. Vuoi costruire i tuoi sogni? Fai spazio. Il 25 novembre 2021, ve lo ricordo, la sera alle ore 21, ci sarà la live per il nostro giorno del ringraziamento. Ve ne parlerò a partire da lunedì, poi in maniera proprio seria, perché ci siamo, perché sarà giovedì prossimo. Organizzate una cena in casa con i vostri amici e i vostri parenti, con delle componenti di arancione sul tavolo, e facciamo una cena ognuno a casa sua all'americana, dove poi a turno chi vuole si alza e dice grazie alle persone che sono in casa in quel momento. Faremo una live, una mini maratona di You Leader Thanksgiving Day. Entreremo in diretta in alcune delle vostre case in cui ci sono queste cene, ascolteremo alcuni video di persone, di networker, alcuni di voi che dicono grazie alle persone della propria vita, ascolterete alcune networkers che cantano brani a sfondo natalizio o simili, sicuramente votati alla gratitudine, ascolterete un paio di networker che si esprimeranno ed interpreteranno dei monologhi a tema sulla gratitudine e non solo. Saremo insieme e vivremo una delle cose più importanti che dovrebbe avere ogni buon networker, la capacità di dire grazie a prescindere. Grazie a tutti, grazie per esserci stati anche oggi. I cuoricini di Valentina, le tue migliori saggezze sono il mio mantra di vita, vorrei la genesa, mi dai info. Ragazzi, chi può aiutarmi mettendo sotto nei commenti il link che volge direttamente la nostra Miliana per la Genesa, altrimenti puoi scrivermi in privato, Laura, se vuoi. Questa rubrica mattutina benedizione, perché spesso non si ha tempo per riflettere, presi della quotidianità frenetica. Grazie, Mario. Grazie, dobbiamo farti santo davvero. Oggi hai aperto la mia mente. Vediamolo sul campo. Già, nel lavoro tradizionale ho scelto il network per viaggiare sopra queste cose. Io voglio Mario Alessia in crociera con me. Che meraviglia! Grazie, grazie. Grazie a tutti voi. Buon proseguimento, buon weekend. Io Alessia da Pisa, da Carrara. Eccolo, questo è il link a cui
la community, i componenti della community di YouLeader possono rivolgersi, cliccate lì, arriverete direttamente al WhatsApp della gentilissima e potentissima Biliana che con una particolare convenzione vi farà avere questa genesa che è un po' il simbolo, così il senso di appartenenza di questa community, senza trascendere nella magia o nell'esoterico, per carità. Cuoricini, grazie, buona giornata, buona trasferta a noi, grazie a Giulia Savone, buon proseguimento di giornata, divertitevi e trasformate questa giornata in un capolavoro. Appuntamento, forse, domani mattina alle 8:45. Grazie a tutti, buon proseguimento, ciao. Yeah.